Ciao a tutti da Lux 65. Si è appena conclusa la partita di calcio tra la Juventus Women e l'Inter femminile, partita che era uno snodo fondamentale per il campionato che la Juve si sta giocando, ovviamente contro la Roma, che è rimasta l'ultima antagonista sulla strada del quinto titolo consecutivo. Le ragazze di Gio Montemuro affrontavano la squadra nerazzurra dell'ex indimenticata Rita Guarino. Un saluto a Rita Guarino, che ha vinto tutto nei suoi primi 4 anni di Juventus e che oggi ovviamente va a fare bella figura. Nei precedenti 3 confronti di quest'anno, un'andata dove la Juventus vince nel finale, molto complicata, un doppio confronto in Coppa Italia dove la Juve pareggia all'ultimo respiro per 1-1 e poi il ritorno vinto per 1-0. Quindi a dimostrare che le partite con la squadra nerazzurra quest'anno sono sempre state gare combattute. La Juventus ovviamente in Coppa Italia affrontò l'Inter in un momento di calo fisico che, diciamo, si è manifestato tra gennaio e febbraio, ma è riuscito a portare in porto la partita, la qualificazione, e poi ovviamente ha incontrato il Milan dove ha vinto in goleada. Quindi diciamo che la partita di ritorno di Coppa Italia è una formalità, la Juventus sostanzialmente è in finale, probabilmente ci sarà una finale fra Juventus e Roma, finale che non è stata fatta l'anno scorso. Ricordiamo tutti che la finale l'anno scorso fu vinta dalla Roma contro il Milan. La partita di oggi è stata ovviamente una partita difficile. La Juventus veniva dalla battaglia con Lione di mercoledì, che ha portato via energie ovviamente, e quindi ci si aspettava forse qualche calo fisico, un Inter che potesse metterci in difficoltà, e in effetti l'Inter poi in difficoltà ci ha messo, perché al vantaggio iniziale di Lisa Boattin, grandissimo tiro su un calcio di punizione che gli arrivava di seconda, rasoiata nell'angolo basso alla sinistra del portiere, ribadiva l'Inter il pareggio con un grandissimo gol sotto l'incrocio dei pali della giocatrice ex Viola Bonetti. Che dire, è stata una partita molto complicata perché l'Inter ripartiva in velocità, ha dato tutto nel primo tempo sapendo che la Juventus non poteva fare subito grandi ritmi. Il primo tempo si è concluso sull'1-1, sostanzialmente giusto, partita equilibrata, una Juventus che forse oggi a centrocampo ha avuto un'Arianna Caruso in meno, poco anche da Bonansea e da Girelli, ben marcate. Girelli praticamente non si è quasi mai vista, Bonansea ha avuto qualche spunto nell'area nerazzurra. Nel secondo tempo, subito dopo 5 minuti, un'altra magia della migliore in campo, Lisa Boattin, che con un sinistro meraviglioso colpiva l'incrocio dei pali, la palla si infilava in porta, imparabile per il portiere nerazzurro. Un 2-1 che praticamente la Juventus ha condotto con qualche patema d'animo, perché ci sono state azioni dell'Inter in contropiede, soprattutto dovute a passaggi sbagliati a centrocampo, a uscite con la palla sbagliate. Mi è piaciuta molto Njoya dell'Inter, una giocatrice che farà molta strada. Ho notato che ogni volta che gli arriva il pallone non lo perde mai, non è mai stata anticipata, credo forse una volta, e si gira sempre. Forse una pecca, dovrebbe forse fare più gol, ma credo sia anche molto giovane. Comunque una calciatrice veramente
che è l'arma in più di questa squadra nerazzurra. Quindi grandissimi complimenti a Njoya, che avevo già notato nelle altre tre partite giocate con l'Inter. E che dire, dopo il 2-1 ci sono state, diciamo, azioni da una parte e dall'altra. Poco prima, pochi secondi prima, un'azione su una palla mal giocata a centrocampo o sulla tre quarti di campo dalla Juventus, credo da Linda Semba, aveva fatto partire un contropiede mortifero che era stato rintuzzato in area di rigore bianconera. Da lì poteva scaturire il 2-2, palla che veniva conquistata dalla Juventus che partiva con un contropiede mortifero. Nel frattempo Montemurro aveva messo in campo le velociste Urtig e Bonfantini a sostituire Girelli e Bonansea. Ricordiamo che poi è entrata anche Nilden, anche Lundorf, perché Irinen un pochettino ha sofferto l'intraprendenza dell'Inter sulla sua fascia. Contropiede mortifero che ha avuto subito un lancio immediato sui piedi di Agnese Bonfantini, che sull'onda del gol segnato in Champions League segnava il 3-1 per la Juventus e ci faceva ovviamente passare i restanti 20 minuti un pochettino più tranquilli. In effetti l'Inter si è spenta lì, salvo qualche mischia in area di rigore, non ci sono stati pericoli, qualche calcio d'angolo, sempre qualche sbaglio in uscita della Juventus. Ragazze, questi errori col Paris Saint-Germain saranno letali. Quindi col Paris Saint-Germain non ci si può permettere di perdere palla davanti all'area di rigore, perché si verrebbe subito puniti. Sappiamo che il Lione, scusate, ho detto Paris Saint-Germain, col Lione questi errori sono letali. Quindi se un pizzico di fortuna ci ha sostenuto nella partita d'andata, bisogna stare molto attenti nella partita di ritorno, perché bisogna avere mille occhi e non concedere neanche uno spiraglio, e sicuramente bisogna cercare di offendere in avanti. Ricordiamo che non valgono i gol segnati in trasferta, quindi a tutti gli effetti la Juventus deve cercare il pari, perché una sconfitta ovviamente per 3-2 non porterebbe alla qualificazione, ma porterebbe ovviamente ai supplementari. Ovviamente se perdesse i due gol di scarto passerebbe ovviamente il Lione. Quindi cerchiamo il miracolo. Quello che chiedevo io era di giocarmi il ritorno, perché pensavo impossibile addirittura andare a vincere all'andata contro il Lione. L'abbiamo fatto, ora si può sognare. In campionato rimangono i 5 punti di vantaggio sulla Roma, che ieri aveva battuto in trasferta al Sassuolo. Roma che è ormai ufficialmente l'unica inseguitrice della Juventus a 5 punti di distanza, che in teoria sono 6, perché ricordiamo che avendo vinto lo scontro diretto e pareggiato il ritorno, non basterebbe alla Roma, no, arrivare a pari punti, ma dovrebbe fare 6 punti in più della Juve, tenendo conto che ci sono 12 punti in palio. Però nella vita si dice tutto può succedere, non bisogna mai mollare. Si è visto oggi, basta distrarsi un attimino e potevamo pareggiare benissimo la partita che poteva magari anche mettersi male se avesse segnato prima l'Inter. E quindi un ottimo risultato che lascia la squadra, diciamo, serena, aspettando ovviamente giovedì alle 21 il ritorno con Lione. Abbiamo fatto tantissimo, molto di più di quello che pensavamo in Champions League. Sognare non costa nulla. Già il fatto che ci fosse un'osservatrice del Lione a vedere la partita contro l'Inter vuol dire che anche loro si sono accorti che esistiamo, nonostante siamo dilettanti. Dilettanti. Un appunto alle telecroniste del calcio femminile, che durante un replay a fine partita una delle due credeva che l'Inter avesse fatto il 3-2 perché aveva visto il replay
del gol di Bonetti nel primo tempo, cerchiamo di essere un pochettino più attente perché siete in diretta nazionale. L'anno scorso ci fu anche la barzelletta di Juventus-Roma, con la Juventus che segnò il 3-2 nei minuti di recupero, aveva perso all'andata per 2-1. Qualcuno disse: "Ah, la Juventus si è qualificata." Io ero convinto che valessero i gol doppi, che valessero ovviamente i gol doppi in trasferta, quindi che la Roma fosse qualificata, ma loro ci misero molto a capirlo, continuando a dire la Juventus, non capendo che se Saragama non esultava per il gol, un motivo c'era. Vabbè, si può sbagliare, però diciamo, errare umano, perseverare è diabolico e oggi onestamente ha fatto un po' ridere la faccenda del secondo gol, che mi ha ingannato. Pensavo che lei guardasse che facessero vedere il replay del gol, ma che nel frattempo l'Inter effettivamente avesse segnato 3-2, cosa che non è stata. Va bene, va bene, va bene. L'importante è per noi aver fatto i 3 punti. La prossima partita sarà ancora in casa contro la Sampdoria. Partite facili non esistono, sicuramente un avversario che sulla carta sembra più abbordabile dell'Inter, che ovviamente ci ha messo tutto, è un avversario storico comunque caricato da Rita Guarino. Vedremo, vedremo, vedremo. Come diceva Trapattoni, non dire gatto se non l'hai nel sacco. È per giovedì, fino alla fine. Un saluto a tutti da Lux65, migliore in campo Lisa Boattin, non fosse altro per i 2 gol segnati. Un plauso a Agnese Bonfantini che nei ritagli di partita fa gol fondamentali. Fondamentale quello per la vittoria con Lione di mercoledì. Fondamentale quello di oggi che ci ha permesso di non stare sugli spilli fino al 94esimo. Quindi Lisa Boattin, Agnese Bonfantini, per gli avversari in gioia. Veramente una ragazza che farà parlare ancora tanto di sé. Ciao, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto ovviamente mettete like. Un saluto da Lux65. Dimenticavo, questa sera, ovviamente a mezzanotte e mezzo, c'è la notte degli Oscar. Alle 21 sul mio canale collegatevi, ci siamo io e 8bit e altre persone che vorranno intervenire. Sarà una live improntata sul cinema e sulla notte degli Oscar, ovviamente, che si protrarrà fino a mezzanotte circa, per poi trasferirsi su Twitch sul canale di Manuel 8bit. Quindi chi vorrà godersi tutta la notte degli Oscar fino alle 5 di mattina, nottata sui canali di Lux65 e Manuel 8bit. Un saluto a tutti da Lux65 e appuntamento a questa sera. Ma questa sera non si parlerà di calcio, ma soltanto di cinema e della notte degli Oscar. Ciao!